Sono Angelo, consigliere del comitato dei genitori. E praticamente dissento al 60% di ciò che è stato detto stasera. Io ho un'esperienza militare di 40 anni, assolutamente. Per esempio, faccio un esempio, una proposta. Vengono presi 300 milioni alla camorra, alla mafia, 300 oggi, 300 domani, ed è andata a il fondo del Ministero di Difesa, i capitoli a bilancio. Ma perché queste proprietà che sono state sequestrate non vengono messe al servizio di determinate comunità? Uno. Due. Ho sentito parlare degli anni 66-70, io li ho conosciuti personalmente, persone come i testimoni di Geova che andavano in carcere, uscivano, venivano rimessi in carcere e affrontavo, poi ho visto tante persone oneste ma anche tante persone disoneste che sfruttavano questo genere di possibilità che dava lo Stato con le leggi quadro. E nello stesso tempo ci sono alcune cose, per esempio viene questa sera il ministro, il sottosegretario, sarebbe opportuno dirgli che qui ci sono persone che lavorano nella capo d'arco e che vengono pagate saltuariamente, cioè quando si ricordano gli mandano la tredicesima, è stata mandata a febbraio, il 40% dello stipendio di novembre è stato mandata a febbraio, i primi di marzo. Ecco che cosa sarebbe opportuno dire. Per esempio, io politicamente la Cutini non è che l'amavo molto, però c'aveva un'onestà di fondo. È stata fatta fuori perché era una persona onesta con una visuale completamente diversa dalla mia. Poi quando si parla di guerra, violenza, io sono stato in Africa, io ho visto in Somalia nell'88 la rivolta contro le istituzioni, ma nello stesso tempo c'era anche gente che aveva una cultura completamente diversa, perché Allah lo dice, quindi è opportuno uccidere. Uccidere è nella vita, loro ragionano così. Il Papa ha ragione sulla violenza, però diciamogli anche all'ISIS che non esprima questo genere di violenza, oppure ti devi difendere. Questi sono i valori della vita. Grazie.